Esistono tanti soprannomi che ognuno di noi un po' ha avuto nella nostra vita, soprannomi che a volte sono magari anche vezzeggiativi oppure che nascono un lato del carattere. Esiste un soprannome però che in tutto il mondo identifica una persona e ha un'origine singolare, ma ne parleremo poi. Questo soprannome è sciacallo. Lo sciacallo, lo sapete, è un quadrupede, un mammifero, un predatore che si nutre soprattutto di carogne e che viene visto nell'immagine collettiva, pubblica, come un essere infido, sempre pronto a colpire, a tendere agguati. È un soprannome che calza a pennello al personaggio di cui parliamo oggi, perché colui che si nasconde dietro il soprannome di sciacallo, che gli è stato tra l'altro attribuito dalla stampa, il suo nome vero in codice è Carlos, ma la sua identità è quella di Ilich Ramirez Sanchez. Il nome stesso lo dice, è un sudamericano, anche se il nome gli è stato attribuito dal padre di fede leninista e appunto è il patronimico del rivoluzionario Lenin, il padre di Ilich Ramirez Sanchez, un avvocato venezuelano, decide di chiamare i propri tre figli, chiamandolo uno Vladimir, il secondo appunto Ilich e il terzo lo chiama appunto Lenin, in omaggio un po' al leader rivoluzionario. Ma questo Ilich Ramirez Sanchez non è un leader rivoluzionario, non è un politico, non è nemmeno un uomo abituato ad apparire in pubblico, anzi preferisce fare tutt'altro. Quando ne abbiamo notizia la prima volta è nel pieno degli anni 70, siamo subito dopo la strage delle Olimpiadi di Monaco 1972. Lo ricordiamo, cosa avviene a Monaco di Baviera nel settembre 1972. È il sequestro e poi la successiva strage di una squadra agonistica, la squadra israeliana, soprattutto di lottatori e pesisti. La squadra viene presa in ostaggio da un comando composto da terroristi filo-palestinesi di Settembre Nero e si conclude con un omicidio di massa all'aeroporto di Fursterfeld, nel tentativo disperato della polizia tedesca di liberare appunto gli ostaggi. Da quella carneficina scatta una operazione di vendetta, raccontata anche in un film di successo di diversi anni fa di Steven Spielberg, Munich, ed è un'operazione coperta, varata dal Mossad. Ma oltre a questa ci sono le risposte che arrivano dalle varie frange palestinesi, perché in quegli anni il fronte palestinese è estremamente frammentato. Non c'è ancora Hamas, non c'è la Jihad islamica, non c'è ancora Hezbollah, che poi tutto è una derivazione libanese, c'è l'OLP di Arafat, c'è il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di George Habash e c'è Settembre Nero, che è quasi una scheggia impazzita nata dopo i massacri in Giordania. Ebbene, il nostro amico venezuelano, Ilich Ramirez Sanchez, che negli anni precedenti ha studiato all'estero, è stato prima a Cuba in compagnia del padre, poi suo padre lo voleva mandarlo alla Sorbona a completare gli studi universitari. Lui ha preferito andare all'università Patrice Lumumba di Mosca, ma è stato espulso, si dice, per divergente di tipo ideologico, per posizioni non conformi con l'idea sovietica. Ebbene, Sanchez si dà al terrorismo. E come lo fa? Contattando proprio Settembre Nero e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Si reca in Giordania, dove comincia a diventare un guerrigliero, partecipa proprio al tentativo di controffensiva da parte dei palestinesi quando Re Hussein di Giordania scatena la Legione Araba in un massacro per liberare il suo regno dall'ingerenza interna proprio dei palestinesi e da quel momento si addestra per diventare un agente in Europa dedicato al terrore puro. Il nome di Ilich Ramirez Sanchez, che ormai si fa chiamare Carlos, diventa noto proprio pochi mesi dopo il massacro di Monaco, perché è lui che inizia una campagna di terrore che va a bilanciare gli assassini mirati del Mossad in Europa. È lui che mette una bomba a Londra, che fabbrica e posiziona tre autobombe in Francia, che lancia una granata in un ristorante a Parigi che fa due morti e una trentina di feriti. È una risposta forte e che non sfugge all'occhio vigile della Sûreté e
e delle forze di polizia francesi, che capiscono che ci deve essere un agente dormiente o comunque un agente non dichiarato palestinese sul terreno, sul territorio transalpino. Cosa fa la polizia francese? Ovviamente scatena i suoi uomini, i barbouze, che sono le barbe finte, gli spioni, quelli che nell'immaginario collettivo portano appunto una maschera o un travestimento per fingersi qualcos'altro, e scoprono che c'è un palestinese che fa il corriere da Beirut fino in Francia regolarmente. Capiscono che quest'uomo porta con sé ordini e forse addirittura armi o esplosivi. Lo catturano e quest'uomo proprio fa il nome di Licia Ramirez Sanchez, che vive a Parigi sotto copertura sostanzialmente perché si spaccia per uno studente e giornalista. E fino a quel momento ai francesi era parso piuttosto innocuo. La polizia francese va a bussare alla sua porta. Sanchez capisce di essere stato scoperto, spara e scappa. Non ferisce nessuno, non uccide nessuno, ma da quel momento entra pienamente in clandestinità. Ed è proprio in quell'appartamento, che non è nemmeno suo, perché gli è stato prestato da un suo conoscente, che la polizia francese trova sul comodino della camera da letto un romanzo di un autore inglese, un giornalista e scrittore, si chiama Frederick Forsyth. Il suo primo romanzo di grandissimo successo si intitola Il giorno dello sciacallo. Da quel momento, per la stampa, è nata la leggenda nera di Carlos lo sciacallo, il terrorista più ricercato d'Europa. Che fine fa Carlos dopo essere scappato da quell'appartamento di Parigi? Viaggia per tutta l'Europa e soprattutto stringe rapporti piuttosto pericolosi. Da un lato, con alcuni regimi medio orientali, come ad esempio l'Iraq, del nascente regime di Saddam Hussein, oppure in Europa orientale, prima si reca in Jugoslavia, dove dopo una brevissima detenzione viene liberato, e poi soprattutto viene presentato all'uomo senza volto, Mischa Wolf, il capo della Stasi, i servizi segreti della Germania Est. E Wolf, che è un uomo estremamente astuto e intelligente, capisce che può sfruttare Carlos come una sorta di pedina impazzita, come un agente a mani libere che va solo sovvenzionato e lasciargli fare quello che vuole, spargendo il caos in Europa occidentale. Negli archivi della Stasi a Berlino Est viene aperto in quel momento un fascicolo. Il nome è Separat, cioè appunto separato, indipendente, e riguarda Carlos e il gruppuscolo di terroristi che sta creando attorno a sé. Sono palestinesi, ma sono anche tedeschi orientali e altri europei. È un gruppo molto eterogeneo, ma che nell'intenzione di Carlos deve portare avanti la sua campagna di terrore. Carlos in quegli anni lavora un po' in tutta Europa e non solo. Ogni tanto si reca anche in Medio Oriente perché viene chiamato a rapporto dai palestinesi piuttosto che da Saddam. A un certo punto Saddam Hussein gli affida proprio un compito, perché c'è la morte con i francesi e soprattutto con gli israeliani. Per quale motivo? Saddam Hussein avvia nel 1980 la guerra contro l'Iran, il suo vicino, che da poco tempo ha scacciato lo Shah per i famosi confini in questione nella zona dello Shatt al-Arab, l'ultima parte del Golfo Persico, dove si gettano Tigri e Eufrate, una zona ricchissima di petrolio. Ma anche per avere una posizione dominante nel mondo medio orientale, Saddam Hussein ha comprato dai francesi due vecchi reattori nucleari, che già vengono ribattezzati Osirak 1 e Osirak 2. È chiaro che una tecnologia nucleare, per quanto possa essere di natura civile, perché sono reattori pensati per produrre elettricità, genera una certa preoccupazione un po' tutto il mondo occidentale, perché chi è che garantisce che dalle scorie di quei reattori non si possa ricavare del materiale per le bombe? E appunto Israele reagisce in combutta con la Francia, che ovviamente non è del tutto tranquilla da questo acquisto fatto da Saddam Hussein, e Israele, anche d'accordo con la Giordania, che permette di sorvolare il proprio spazio aereo, colpisce con i propri cacciabombardieri Osirak 1 e Osirak 2, distruggendo gli impianti e quindi rendendo vano il sogno nucleare di Saddam. Saddam si vuole vendicare, non lo può fare direttamente perché ha bisogno delle armi che arrivano dall'Occidente per combattere l'Iran. E allora usa la pedina impazzita, Carlos.
Carlos viene affidato il compito di attaccare una centrale nucleare francese. Carlos accetta e comincia a stendere un piano. Ma prima che possa compiere il suo attentato, alcuni dei suoi uomini, e tra questi la sua prima moglie, Magdalena Klopp, una ragazza tedesca che ha sposato da poco tempo, vengono fermati e arrestati dalla polizia francese. Per Carlos è una sorta di faccenda personale a questo punto. Ce l'ha letteralmente a morte con la Francia. È come se lo avessero colpito nei suoi interessi e nei suoi affetti. Da quel momento non accetta più ordini né dalla Stasi, che smette di finanziarlo, e tantomeno da Saddam Hussein. Un cane sciolto al 100%. Quindi, prima, nell'agosto del 1983, attacca la Maison de France a Berlino Ovest con Kalashnikov e bombe a mano, provocando diversi feriti. E infine, il 31 dicembre 1983, architetta un doppio attentato ai treni. Una bomba scoppia su un TGV, uno dei primi treni ad alta velocità in Europa, in Alvernia. Un'altra bomba invece è collocata al binario 1 della stazione principale di Marsiglia, poche ore prima del Capodanno. Solo un ritardo di 10 minuti di un convoglio evita che la strage sia ancora più potente, più pesante. I morti alla fine sono 5 e 30 feriti, ma se quel treno fosse arrivato in orario, molto probabilmente i morti sarebbero stati molto, molto, molto di più. È un attentato che a tanti ricorda quello della stazione di Bologna di poco più di 3 anni prima. E da quel momento partiranno le leggende sull'eventuale coinvolgimento di Carlos lo sciacallo nella strage di Bologna. In realtà Carlos ha sempre affermato di non essere coinvolto, ma sempre da quel momento Carlos è sempre più isolato, perché anche in Francia si scatena una vera e propria caccia all'uomo. Aver compiuto quell'attentato non lo può lasciare tranquillo. Carlos quindi continua a girare e alla fine si ferma a Damasco, in Siria, dove per un po' di tempo se ne sta tranquillo, evita di andare in giro con il rischio di essere arrestato, visto che sulla sua testa c'è un mandato di cattura dell'Interpol, e chiede protezione al regime di Assad padre. Tutto bene, finché non arrivano degli emissari di Saddam Hussein che lo vorrebbero ingaggiare nuovamente. Non corre buon sangue tra Saddam Hussein e la famiglia Assad. È vero che sono tutti e due baathisti, ma sono due rami diversi del partito Baath e non si sono mai amati. Proprio per questo motivo, Carlos viene espulso e torna nuovamente a girare. Il suo peregrinare lo porta a Khartoum, la capitale del Sudan, dove cerca e trova l'ultimo rifugio. Il regime che regge il Sudan, lo sappiamo, è una dittatura di stampo islamista. Lo stesso Carlos ormai sta abbracciando l'Islam, anche se è un abbraccio un po' di convenienza, perché pur convertendosi, Carlos mette in forte imbarazzo il regime del Sudan, che già non gode di gran credito in ambito internazionale. Viene ritenuto uno dei paesi canaglia che dà appunto asilo ai terroristi. Carlos a Khartoum organizza festini alcolici, si mette a frequentare donne sposate, insomma, il regime islamico non ne può più di lui. È un ospite molto scomodo. E quando francesi e statunitensi vanno a bussare alla loro porta, la porta dei sudanesi, questi cominciano a pensarci e alla fine trovano un accordo. Fine dell'embargo da parte della Francia, in cambio la polizia sudanese arresta Carlos, lo impacchetta, lo carica su un volo e lo porta direttamente a Parigi. A Parigi, dove Carlos è atteso da un processo per almeno 3 omicidi e che gli frutta altrettanti ergastoli. Lì Carlos abbandona la prima moglie Magdalena Klopp, la seconda moglie che aveva sposato in precedenza, una ragazza araba, e sposa la sua avvocatessa con rito islamico. Si converte completamente all'Islam e accetta la prigionia pur a modo suo, perché comincia a scrivere le proprie memorie, spiega che il libro Il giorno dello sciacallo non era suo, che gli è stato attribuito un nome pittoresco, ma che appunto lui non riconosce, che ha agito per conto proprio, più che per conto della Stasi, piuttosto che della Jugoslavia o della Siria o dell'Iraq o dei palestinesi. Ha agito un po' come un cane sciolto e comincia anche a parlare, a volte forse a straparlare, di fatti che
non gli appartengono, comincia a parlare della strage di Bologna dicendo che non è colpa sua, non è colpa dei palestinesi, forse è colpa di ipotetici ambienti NATO che però non riesce a identificare, poi si rimangia tutto, parla di quelle che sono state le operazioni del Mossad in Europa e anche lì a volte inventa di sana pianta, diventa insomma un personaggio a tutto tondo, da cui però si riesce a attingere poco, perché non si sa mai dove finisce l'uomo Ilicia Ramirez Sanchez, dove inizia Carlos il terrorista e dove prosegue la leggenda forse esagerata dello sciacallo di questo terrorista a lungo imprendibile e che per oltre 20 anni ha seminato il terrore e il sangue ovunque sia andato.